sicuramente vincere e prendersi questi 3 punti era veramente fondamentale. Sarà Cagliazzo posto Pompiano Napoli femminile, Pompiano vince il derby al 90esimo, negli ultimi minuti, ultima azione. Quali sono le sensazioni e le emozioni che si provano per questa vittoria? Sicuramente vincere e prendersi questi 3 punti era veramente fondamentale. Stiamo lavorando d'agosto, stiamo facendo tanti sacrifici, abbiamo cambiato molte volte staff tecnico e noi siamo sempre stata una squadra che si è adattata. E vincere all'ultimo e soprattutto il derby è stato veramente un'emozione incredibile. Cambia staff allenatore, ma quanto è difficile per un calciatrice adattarsi ad una nuova guida tecnica, a nuove idee, a nuovi costi di gioco? Sicuramente oggi noi siamo professioniste, quindi dobbiamo adattarci a tutto quello che ci viene detto e siamo una squadra umile e questo è il segreto per salvarsi e dobbiamo continuare così, ascoltare tutto quello che ci viene detto e continuare su questa scia perché ce lo meritiamo tanto. L'ultima, 3 punti importanti in chiave classifica, soprattutto in vista del difficile scontro contro il Como di settimana prossima. Sì, oggi erano i 3 punti fondamentali e adesso dobbiamo goderci questa vittoria, però pensare subito alla prossima partita che è un altro scontro diretto importantissimo, quindi adesso divertiamoci, però poi subito testa alla prossima gara. Ecco, il Napoli pomigliano bene nel primo tempo, poi nella ripresa è uscito il Napoli ovviamente con veemenza e poi il rigore al 94esimo l'avete spuntato, partita difficilissima, il pareggio non sarebbe servito a nessuna delle due, avrebbe affondato tra virgolette entrambe, siete d'accordo? Sì, sicuramente, voglio fare i complimenti al Napoli che comunque ha fatto una grandissima partita, al secondo tempo ci ha messo in difficoltà, ha avuto delle occasioni, però noi siamo state, come ho detto prima, solide e compatte e quindi sicuramente è stata una partita un po' sofferta al secondo tempo, abbiamo fatto il primo tempo una grande prestazione, poi siamo un po' abbassate, però alla fine tutte abbiamo collaborato, tutte abbiamo fatto una grande partita e veramente sono molto molto felice, poi vincere all'ultimo sicuramente è molto bello. Con Como finisce il girone d'andata, un tuo mini bilancio secondo te insomma avrebbe potuto raccogliere qualche punto in più? Sicuramente noi adesso andiamo a Como, vogliamo vincere, vogliamo continuare ad andare su questa scia perché comunque siamo una squadra che può mettere in difficoltà tutte le squadre e dobbiamo continuare a lavorare questa settimana concentrate e pensare che a Como possiamo benissimo prenderci i nostri 3 punti. Ok, grazie. Grazie.